nessuna parte. One Blood. Ci sono i commenti. One Blood. One Blood. Cosa? Aspettate un attimo. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi un video dove vi spiego una parte del canale, perché magari può essere un enigma per tutti e ve lo spiegherò una volta per tutti. Preparatevi. Vi ricordo di lasciare like, iscrivervi, video brevissimo solo per raccontarvi questa cosa. Niente, stavo commentando un video di Blink46 e io ho commentato per chiedere una cosa sul PC da gaming e bla bla bla, e lui mi ha chiamato One Blood. Io tipo ma. Ok ragazzi, perché ho scelto questo nome? Come sapete, il canale inizialmente si chiamava Lori ed Ale, era mio e di una mia ex. Quindi se volete vedere i video scendete, ve lo lascio linkato qua sopra. Comunque si chiamava Lori ed Ale. Ok, con la ragazza abbiamo detto ok, lei non vuole fare più video, li faccio solo io. E quindi mi serviva un nome per il canale al più presto. Io ho detto che nome ci metto. In quel periodo è uscito il gioco Bloodborne. Non so se l'avete giocato, se lo conoscete. Bloodborne 1981 mi pare. Ecco, ho detto minchia, Bloodborne è bellissimo come nome. Però ho detto dai, non posso mettere questo. Quindi ho detto Orne, Blood. Addirittura il nome prima era con due O, però poi ho detto dai, ma sangue ma non ha senso, quindi ho messo Orne Blood. Inizialmente il nome non mi piaceva neanche tanto, però raga, ormai è questo, quindi mi va benissimo, non mi dà nessun problema. E allora vaffanculo, mi chiamo Orne Blood, raga. Orne Blood. Niente altro, né Orne Blood né Orne Blood. Semplicemente Orne Blood. Qual è però lo scam che mi fa YouTube? È che c'è una band che si chiama One Blood. E quindi ogni volta se non mettete la R vi trova sempre questa band della minchia. Infatti inizialmente scrivevo Orne Blood e mi spuntava sempre sta band. Io per trovare i miei video mi dannavo. Però vabbè raga, alla fine sono ancora qui, sono vivo. Good job. Con questo brevissimo video vi ho spiegato come si chiama il canale, perché si chiama così, lo scam ricevuto da YouTube e da Blink46. Anzi lui gentilissimo che veramente nelle live è sempre stato disponibile. Infatti io ho commentato, poi ho detto in live sei più cazzone, sei più simpatico, invece nei video sei più professionale. Ma alla fine è anche giusto così. Grazie Blink comunque per i consigli alla fine che ho trovato nel sito. Grazie alla chat che comunque di Twitch sono sempre stati disponibili. Vi ricordo che anch'io ho Twitch, quindi se volete l'ho trovato il link in bio, trovate anche tutti i link delle mie attrezzature di Hype per ricevere 10 euro in omaggio, lo ripeterò in ogni singolo video. Niente, sì, i capelli più corti e troverete anche gli occhiali diversi. Ma nei prossimi video, raga, ci vediamo.